Che cosa fai con quel tappeto tu? No, Toki. No. Al grido di Merz, Monson si guardò alle spalle, ma non dice niente. Minis era stranito. I due compagni tornarono indietro a cercare. Le sue tracce terminavano sull'orlo di un profondo crepaccio. La spedizione scientifica era finita. Da quel momento iniziava la lotta per la sopravvivenza. Nel suo diario Monson scrisse: che Dio ci aiuti. Prima e John cercheranno di sopravvivere nelle stesse condizioni. Le scarse razioni consentono a Finn e John di avanzare per sole 4 ore al giorno, poi devono fermarsi. Al 12° giorno hanno coperto la metà della distanza percorsa da Monson e Merz. E il mondo sembra nascosto da una coltre bianca. Dopo 18 giorni e 300 chilometri attraverso il deserto di ghiaccio, le condizioni psicofisiche di Xavier Merz peggiorarono rapidamente. Non era più in grado di trainare la slitta e lasciava ormai il grosso del lavoro a Moser. Soffriva di allucinazioni, con ulteriori rischi per sé e il compagno. A 2/3 del percorso, Merz era ormai distrutto, sia nel corpo che nella mente. Dopo la mezzanotte si è andata a sorridere. In realtà mi sono disteso anch'io nel sabato. Qualche ora dopo, stando immobile, ho allungato la mano. Ho sentito nel mio compagno il rigore della morte. E la sacca di Merz, Monson cucì una vela per la slitta e si rimise in viaggio, da solo. Ma allo stremo delle porte dovette fermarsi, dopo soli 8 chilometri, quando un'altra tormenta lo costrinse in una vela. Ma se restava lì, era spacciato. Presto il cibo sarebbe finito, e la meta